Me l'avete chiesto in tantissimi e adesso vi faccio l'unboxing della PlayStation 4 Pro. Se voi non avete ancora scelto un regalo di Natale da farvi fare da Babbo Natale, ovviamente se siete andati molto bene a scuola e avete fatto i bravi per tutto l'anno, gli potete scrivere una letterina e potete chiedergli questa PlayStation 4 Pro. Non ovviamente questa, però questa è la mia, perché no, è mia, scusate. Poi l'unbox adesso, quindi non ve la vorrei dare usata. Non la vendo, non è in vendita. Però mi serve qualcosa di natalizio, qualcosa che è proprio da... dallo spirito natalizio. Regia, mi serve un qualcosa di natalizio. Regia. Cappellino magico. Adesso si respira una bella aria natalizia. Direi di procedere con l'unboxing. Guardate che bello qui. Vorrei tanto questo gioco, è bellissimo. Lo adoro, Spider-Man. Ah, ma ragazzi, io non vi ho detto una cosa. Qui ho preso anche un gioco compatibile anche per VR, che si chiama Concrete Genie, quindi genio concreto. Ed è per la mia età, perché io ho praticamente 12 anni, a maggio ne compio 12. Io lo aprirei da questa righetta qui. Ragazzi, io ho già visto il trailer di questo gioco e questo gioco è veramente stra iper bellissimo. Eccolo. Ecco qui il CD. Prima di fare il gameplay di Concrete Genie, vi faccio vedere un po' l'unboxing della Play, ovviamente. Mamma mia! Ok, e vedo che c'è anche una schedina di PlayStation Store. Ok, allora, apriamo così. Mamma mia! Ok, fatto. E ora c'è un'altra scatola. Apriamo. Qua. Qui. Ok. Sì. Abbiamo un joypad. Che bello. Allora, abbiamo vari cavetti. Ok. Le cuffie. E adesso la nostra mitica console. Piano piano. Ok. E ok. Ecco la nostra console. Ora la vado a montare subito e iniziamo il nostro gameplay. Ok ragazzi, apriamo la scatola e mettiamo il CD. Sta inserendo. Eccoci qua, 20 minuti e si scarica. Ragazzi, io la Play. Fiocco, sei felice? Ciao gatto. Gattino, vuoi giocare con me alla Play? No. Che sta facendo? Cos'ha sto gatto? Ragazzi, premo X tra 3, 2, 1. Ok, allora dobbiamo fare nuovo, perché non ho mai fatto nulla. Facciamo esercizio 2, numero 2, dai. C'era un asterisco sopra il primo, però vabbè. Guardate, ecco che arriva! Bel colpo! Guarda questo! Ginny, sta attenta! Ma smettila di frignare! Ti ho mancato di un metro! E questo cos'è? Il tuo quadernino da colorare! Ridammelo!
Vieni a prenderlo. Passa qui, Bea! Ho detto ridammelo! No! Che cavolo! Dammelo! No! Ragazzi, come avete visto dall'intro, c'è questo ragazzino di nome Ash che purtroppo viene bullizzato. Avete visto che ci sono i bulli che gli rubano la merenda, gliel'hanno buttato in mare e hanno strappato il suo diario dei suoi fantasmini. E noi qui siamo a Denska, che è una città, era una città molto molto colorata con la luce del sole, tutta felice. E adesso invece è diventata, come dire, diventata triste. Da una specie, una sorta, ecco i bulli là dietro, da una sorta di materia oscura viola che, e anche dei bulli che hanno rattristito, perché non che hanno rattristito tutta Denska. Ok, ragazzi, io sono andato un po' avanti nel gioco, qui forse possiamo cancellarla insieme. Il genio che mi chiede di di fare un fuoco. Lo faccio subito. Che ne dici? Sì, fuoco. Allora, cosa mi chiede? Mi chiede di fare questa sorta di fiorellino. Ok. Poi super pittura acqua, ok. Devo cancellarla con la super pittura. Qua. Via, via. Super pittura. Lo scopo del gioco è di ricolorare tutta la città di Denska e i nostri amici geni ci devono aiutare in questa incredibile impresa. Ok, allora devo continuare. Grazie genio per la super pittura. Con la super pittura puoi eliminare la materia oscura, o almeno io la chiamo così, le radici viola strane. Comunque, ho all'entrata del gioco selezionato i disegni natalizi, perché ormai è Natale e infatti vedete che ci sono gli alberi di Natale, quando è stata così bella. Disegno, infatti è molto bello. Adesso io indosso le cuffie, ok? Il genio di fuoco ha appena aperto i bulli, ha appena aperto la porta. E comunque i bulli, forse se salgo sui tetti, hanno strappato tutte le pagine del diario magico di Ash, che non era magico, il suo luna, il suo amico luna l'ha fatto diventare magico. Posso provare la pagina così per distrarre. Ehi, venite a prendermi. Oh, perfetto. Praticamente adesso sto cercando di nuovo tutte le pagine. Andiamo. Del mio diario che stanno in giro a sbarazzare. Aspetta, posso scavalcare da qua? Ottimo. Perfettissimo. Ancora quei rampicanti. Materia oscura. Sono come l'oscurità, ma peggio. Ok, allora vediamo qui. La pittura faccia nulla. Pagina. Dov'è? Preso. Ah, mi chiedo. Ash, comunque non ti far più bullizzare dei bulli di Irene 4. Ah, odio bagnarmi. Non ti vergognare, dire 4 proprio diretto, perché così va fatto. Cerca i tuoi genitori o qualcuno di adulto per dirgli quello che sta succedendo. Ovviamente i geni li potete creare, quindi quando ci sono questi dipinti a terra potete decidere un genio da creare. Io metterei questo. Finora tutto bene. Con questa parte qua. E anche un po' di questi. Ok.
Ok, Massimo. Allora. Vabbè. No, ho sbagliato, ho fatto la superficie via. Un passo indietro. No. Vabbè. Lo animo. Ma guarda chi c'è. Dipingo tutto qua, dai. Allora, andiamo di qua, tiriamoli da questa parte perché lì c'è una pagina che voglio prendere. Ehi, sono qui! Aiuto! Mi hanno visto. Come fuggo? Lo so che sono veloce. Tagliamogli la strada! No, che non mi tagli la strada. Oh, non me lo prenderei mai il pennello. Via! Alla prossima, stramboide! Stramboide a me! Sì, continua a nascondere. Un'altra volta. Vediamo poi come va. Come vedete, ragazzi, man mano che coloriamo tutta la nostra città, si accendono le luci, quelle lì, che adesso sono spente. E con le luci accese si elimina tutta la materia oscura e quindi portiamo Denska come era una volta. Ah, chissà chi allora, potrebbe facciamo essere. Un genio qua, così. Per cominciare può andare. Giusto, queste. Facciamo queste qua. Sto facendo tantissimi geni. Si può cambiare il colore del genio? Che sarebbe bello. E ora? Ok, e lo animo. Ah, bene, bene, buon compleanno. Ciao. Faccio giri giri. Giri giri. Bubu. Non serve a niente. È troppo lontano. Guardate quanto è carino questo genio. Mi ha dato la super pittura. Ok, possiamo colorare qui. Vai. Sì, abbiamo colorato tutto. Ciao Bulli! Aiuto, no, mi hanno preso. Ah! Aiuto! Via! Via, 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 via! Ragazzi! Devo chiudere il video prima che mi prendano! Aiuto! Ah! Ah! Ragazzi! Spero tanto che il video vi sia piaciuto, mettete un mi piace. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale. E ciao ciao da Leonardo, i Bulli e Ash e Concrete Jimmy. Non lasciatelo scappare! Aiuto! Bulli, salutate a casa! Bulli? Bulli! No. Hanno detto i ragazzi a casa di fare i bravi con Ash, ovviamente di comportarvi bene e lasciarlo stare. Ciao! Ciao ragazzi!